Bentornati ragazzi. Alors, continuons l'explication della formazione di queste tre forme verbali. Proseguiamo con la spiegazione. Ci siamo fermati sulla spiegazione logica, cronologica degli eventi e quindi capire il perché si usano questi tre verbi. Ora dobbiamo capire come si costruiscono queste tre forme verbali. Innanzitutto bisogna dare loro un nome. Il primo gallicismo lo chiameremo, proprio perché appartiene a un evento passato, verrà chiamato passé récent, passato recente. Récent, passato recente. Il secondo gallicismo lo chiameremo, dato che si riferisce a un evento presente, présent continu, continuato. Continue. Mentre il terzo, che si riferisce ad un evento futuro che deve ancora accadere o che è sul punto di accadere, qualcosa di veramente immediato, lo chiameremo futur proche, futuro prossimo. Proche. Proche vuol dire anche vicino in francese, eh? D'accordo? Allora, partiamo dal passato. Per formare il passé récent abbiamo bisogno del verbo venir coniugato au présent de l'indicatif. Fatevi lo schemino, eh? Coniugato au présent indicatif. D'accordo? Più la preposizione semplice de, più l'infinito del verbo che vogliamo coniugare. Okay? Tanto limitiamoci a scrivere le formule magiche, poi vi farò degli esempi e tutto vi sarà più chiaro. Per quanto riguarda il verbo être per il présent continu, anche qui mi devo coniugare il verbo être, quindi coniugare, abbrevio, sto scritto qui, coniugare au présent de l'indicatif, più una locuzione invariabile che è questa qui, en train de, dopo vi faccio degli esempi, non vi preoccupate, più quello che ritorna sempre nei gallicismi è l'uso dell'infinito per la costruzione finale, infinitif, d'accordo? Du verbe à conjuguer. Per quanto riguarda invece il futur proche, si forma sempre coniugando il verbo aller, al, coniugué, au, présent, indicatif, più l'infinito. Non ha preposizioni, infinitif, non ha locuzioni invariabili. D'accordo? Al contrario, più si va avanti, più diventa semplice, si aggiunge semplicemente l'infinito, senza preposizioni e senza niente. Dunque, se io volessi fare quindi un passato recente, quindi esprimere, la traduzione di un passato recente è aver appena, più participio passato, aver appena fatto qualcosa, aver appena detto qualcosa. Cosa devo fare? Mi devo prendere, la regola dice, prendere il verbo venir, coniugarlo al presente indicativo. Ed eccolo qui. Quindi mi scelgo la persona, je viens, tu viens, il est, l'on vient, nous venons, vous venez, il est, vienne. D'accordo? Me la coniugo al presente indicativo, aggiungo la preposizione de e aggiungo l'infinito. Mettiamo, esempio, che io volessi dire, prendiamo la frase sempre che uso con tutti i miei alunni. Esempio, je, prendiamo un presente indicativo, je mange une pizza, mangio una pizza. Se io volessi dire, seguendo le regoline dei miei gallicismi, ho appena mangiato una pizza, va bene? Io vorrei dire, voglio dire, ho appena mangiato una pizza. Che devo fare? Devo andarmi a prendere la formula per fare un passé récent,
coniugarmi il verbo venir al presente indicativo, je viens, e scriverò je viens, d'accordo? Se lo voglio fare con la prima forma. Je viens. Dopo venir, cosa devo fare? Rivedetevi la regolina. Devo aggiungere de, devo aggiungermi l'infinito del verbo. Je viens de manger, d'accordo? Une pizza. Ed ecco qui una bella frase formata con il gallicismo del passé récent, d'accordo? Passé récent. Questa è la nostra prima forma in cui io sto dicendo ho appena mangiato una pizza. Se io invece volessi dire sono qui con il mio bel piatto, d'accordo? Mi faccio un bel présent continu, in cui sto dicendo in questo momento sto mangiando una pizza. Come posso dirlo in francese? Je mange une pizza e io mangio una pizza, ma io voglio dire che proprio in questo momento lo sto facendo. Sto mangiando, stare più gerundio, présent continu. Vediamo un po' come si forma. Le présent continu vuole il verbo essere coniugato al presente indicativo. Ed eccolo qui. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Quindi andrò e mi scriverò immediatamente io. Je suis. Poi la forma del présent continu vuole che noi aggiungiamo, invece che il de, una locuzione invariabile a un gruppo. Ok? Questo gruppo è en train de. Va tutto insieme, è una cosa unica che va sempre aggiunta quando noi vogliamo esprimere un'azione che si sta svolgendo. Je suis en train de, d'accordo? Infinito del verbo, che è il mio mangiare, manger, une pizza. D'accordo? Quindi in questo modo la traduzione è sto mangiando una pizza. Se io invece volessi dire sto per mangiare, mangerò, ma mangerò tra qualche minuto, sono sul punto di mangiare, cioè questa pizza qui, bocca aperta, la sto per addentare, oppure sono in procinto di, non so se in italiano conoscete questa forma, essere in procinto di è un sinonimo di dire essere sul punto di. Ve la scrivo così è un qualcosa in più anche nella vostra lingua materna, che non fa mai male. E come si fa allora a costruire un futur proche? Verbo aller, coniugato al presente indicativo, è quello più semplice. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Riscrivetevele queste tre coniugazioni se non ve le ricordate al presente indicativo. Mi prendo la prima persona perché sto dicendo io sto per mangiare. Quindi con un futur proche, metto le iniziali, diventa je vais. È quello più semplice questo. Non devo mettere niente, non metto né preposizione né gruppo invariabile, d'accordo? Devo semplicemente aggiungerci il futuro, scusate, l'infinito. Je vais per esprimere un futuro. Je vais manger, d'accordo? Senza niente. Je vais manger une pizza. Ed ecco qua, con tre semplici forme verbali espressi tre concetti di tempo vicini appunto nello svolgimento degli eventi. Uno ci esprimerà un passato che si è appena svolto. Je viens de manger une pizza. Je viens de parler au téléphone. Vuol dire che io ho già attaccato il telefono ma ho appena parlato con qualcuno. Je suis en train de parler au téléphone. Vuol dire che io il telefono ancora ce l'ho attivo e parlo con la persona. Je vais téléphoner à ma mère. È un qualcosa che io sto per fare, quindi sto per prendere il mio telefono e sto per chiamare, ma l'azione ancora del chiamare non è iniziata. Questi sono i tre gallicismi, sono delle forme verbali molto importanti, molto usate oralmente dai francesi nelle situazioni di dialogo, molto molto usate, e che sostituiscono a volte il passé composé, sostituiscono il futuro semplice, d'accordo? E sostituiscono anche il verbo essere, in una situazione di attualità, di svolgimento degli eventi. Quindi prendete bene appunti, riguardatevi questa video lezione anche più volte per capire bene l'uso, il significato,
la traduzione, la costruzione di queste tre forme verbali molto molto importanti, che sul nostro libro vengono suddivise in due unità, l'unità 10, l'unità 11, page 64 e page 80. Voi intanto, piano piano, cercate di fare il punto senza l'ausilio del libro, quindi vi faccio vedere semplicemente come ne parla il libro. Page 64, avete le futur proche, tra l'altro ve li divide, ma io preferisco metterli insieme proprio per una questione di logica temporale, come avete visto dalla prima spiegazione. Quindi, page 64, avete la spiegazione del futur proche, mentre a page 80, ok, mettetevi queste due pagine come titoletto della vostra spiegazione sul quaderno, così poi ve le ritrovate semplicemente. A page 80 vi mette insieme le présent continu e le passé récent. Io ho preferito spiegarveli tutti e tre insieme perché, come avete visto dalla LIM, è una questione veramente di logica temporale. Ricordatevi la lineetta del tempo, pensate a quale azione esprimono questi tre verbi e vedrete che non avrete problemi ad applicarli poi e a usarli nella lingua. Voilà. Bon travail à tout le monde et au revoir.